Eccoci qua, tifosi Viola, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti da Lorenzo Mancini. Come avevo promesso nel video di stamani dell'ultimo sguardo alla vicenda Gennaro Gattuso Fiorentina, che vi lascio nelle schede se non l'avete visto, siamo qua a parlare del neo acquisto della Fiorentina, Nico Gonzalez. Sarebbe in effetti, per quello che riportano i più grandi, diciamo, media che si occupano del calciomercato, l'acquisto più oneroso della storia della Fiorentina. Parliamo infatti di una cifra che si aggira intorno ai 27 milioni di euro, divisi in 23 milioni più 4 di bonus, mentre al calciatore andranno 2 milioni e mezzo di euro all'anno per 5 anni. Quindi sì, sono proprio delle cifre, ragazzi, da top player. Parlando invece, ragazzi, della scheda tecnica del calciatore, lui ha un classe 98, 23 anni, alto 1,80 m, il suo ruolo naturale è l'ala sinistra, il suo piede naturale è il destro, ma non disdegna assolutamente nemmeno il sinistro, può giocare anche come punta e ala destra. Questo discorso del fatto che lui può giocare come ala destra può risultare importante nel caso, appunto, si decida di formare un tridente che a me piacerebbe tanto e intrigherebbe parecchio, Sottil, Vlahovic e Gonzalez. Viene da una stagione con lo Stoccarda dove ha totalizzato 15 presenze, messo a referto 6 gol e 2 assist. Una stagione che è stata travagliata dal punto di vista anche degli infortuni, ma quello che può un attimo rassicurare su questo fronte è il fatto che sono stati infortuni soprattutto legati ai muscoli e non alle ossa, quindi non ha mai subito dei veri e propri traumi che gli impediscano di esprimersi al massimo. Inoltre, Firenze Viola, in un articolo che vi lascio nelle descrizioni, ha parlato del fatto che l'entourage abbia rifiutato il Brighton. Infatti, c'era stata un'offerta da parte del club inglese più alta rispetto a quella della Fiorentina. Ma il calciatore, convinto dal progetto della Fiorentina, si dice, e anche da calciatori in nazionale come Pezzella e Martinez Quarta, è stato convinto ad approdare a Firenze. E questo non può farci sicuramente altro che piacere. Ci sono però alcune cose su cui un attimo avrei dei dubbi, ovvero il fatto che siamo senza allenatore e compriamo e effettuiamo l'acquisto più oneroso della nostra storia. Spero ci sia sicuramente poi, da questo punto di vista, disponibilità sia progettuale che economica ad acquistare un colpo del genere anche a centrocampo, perché noi necessitiamo anche di un bel colpo alla Nico Gonzalez, per intenderci, a centrocampo sicuramente. L'unica cosa che comunque mi tranquillizza è il fatto che a parer mio sono state fatte delle valutazioni tecniche e si dice che il nuovo diciamo innesto nella scuderia del mercato Viola Burdisso sia stato molto influente per quanto riguarda l'acquisto di questo calciatore. Quindi spero in questo caso, ragazzi, che la fretta non l'abbia fatta da padrona. Spero che non sia stato semplicemente un fatto per rispondere alla vicenda Gattuso, nel senso, sì, abbiamo fatto quasi non quello, ma guardate, acquistiamo il calciatore più costoso della nostra storia, il che vuol dire abbiamo acquistato un potenziale crack. Io me lo auguro volentieri, il calciatore l'ho visto solamente giocare contro il Cile in Copa America, non mi è dispiaciuto tantissimo, ha dei bei movimenti, sicuramente sa saltare l'uomo, e quindi questo è un tipo di calciatore, una tipologia di calciatore che alla Fiorentina manca oramai da qualche anno. Il calciatore che ti salta l'uomo e crea superiorità poi numerica. Davanti alla porta non l'ho visto, ecco, freddissimo. Diciamo che ho visto, non l'ho visto proprio quell'instinct killer instinct che ha Vlahovic. Inoltre, ragazzi, un italiano, che è il nome che è più vicino alla Fiorentina in queste ultime ore, e tra parentesi a me andrebbe molto bene, che guida un 4-3-3 con davanti Sottil, Vlahovic, Gonzalez, è molto bravo a lavorare con i giovani, eccetera, eccetera, sicuramente, a parer mio, sarebbe un bel vedere. Poi, ovviamente, sarà il campo a parlare, vediamo se Dusan resta, vediamo se si decide di investire su Sottil, che a parer mio sarebbe una cosa molto giusta da fare, e più che altro se questo Gonzalez supera le visite mediche, perché le dovrebbe fare martedì, appunto, in Argentina. Detto questo, ragazzi, non sottovalutiamo nemmeno la questione Lirola, perché pare che il calciatore sia vicino all'OM. Io l'avevo dato per rimanente alla Fiorentina Corrino Gattuso, che lo voleva in effetti. Se si dovesse cedere, per me sarebbe un peccato. Uno, perché perdiamo un calciatore su cui comunque abbiamo investito dei soldi. Due, perché di terzini d'essere in Italia a ora non me ne vengono tantissimi in mente. E tre, più che altro, perché sarebbe un altro ruolo, un'altra slot dell'11 titolare, nella quale tu dovresti andare a trovare un altro calciatore per il calciomercato, quindi altri soldi. Vediamo come gestiamo questa situazione, aspettiamo eventuali conferme. In tal caso, ragazzi, noi ci rivediamo ovviamente con un altro video. Questo è quanto per oggi. Ovviamente non dimenticate di mettere mi piace, di condividere il video, di iscrivervi al canale e di commentare cosa ne pensate riguardo all'acquisto. Noi, come ho detto, ci rivediamo in un altro video aspettando ufficialità, e sempre sempre Forza Viola. Ciao, ragazzi!